Noi oggi pomeriggio, con tempi rapidi, manderemo al Governo, al Ministero, al Dipartimento della Protezione Civile, per la Presidenza del Consiglio, una prima approssimativa conta dei danni per avere la dichiarazione dello stato d'emergenza che ci consente di pianificare gli interventi e anche di fare non solo quegli interventi assolutamente necessari subito, ma quelli che si possono anche fare come somme urgenze, risparmiando però nei tempi. Oltre 30 milioni di euro, questo è il primo bilancio dei danni della violenta ondata di maltempo che una settimana fa si è abbattuta sull'Aretino. Si tratta di una prima stima calcolata grazie ai dettagliati resoconti presentati da tutti i sindaci dei capoluoghi coinvolti, dalle associazioni di categoria, dalla Camera di Commercio di Arezzo e Siena ed infine dalla provincia di Arezzo. E ci sono intanto 1.600.000 euro di somme urgenze che riguardano ripristini di canali, di rii che sono stati invasi dalla vegetazione, che sono stati invasi dal fango e che quindi bisogna per sicurezza ripulire. E poi i ripristini soprattutto di strade. Devo dire che sulla somma urgenza noi lunedì, in modo da farle partire subito, in modo che gli enti, i comuni, le associazioni, i consorzi, la provincia possano, il genio civile possano far partire subito questi lavori, noi porteremo in giunta lunedì la delibera con cui finanziamo per 1,8 milioni le somme urgenze. E poi a livello nazionale chiediamo che si faccia anche da parte loro la dichiarazione, oltre che di stato di emergenza, anche qualche finanziamento necessario, perché i danni sono stati calcolati così: per i privati 15 milioni, di cui 13 a Arezzo, privati si intendono le famiglie, e poi sono 3 milioni di danni alle attività produttive non agricole, anzi per la precisione 3 milioni e mezzo qui nell'Aretino, e altri 13-14 milioni sono i danni stimati, ma probabilmente molto di più, all'agricoltura. La Regione Confidi Toscana infine aprirà uno sportello per aiutare cittadini ed imprese nella compilazione dei moduli per certificare danni subiti e chiedere così contributi. Si prevede che ci sia la possibilità di avere un prestito per i negozi, per gli artigiani, per tutti, per tutte le attività produttive, di 20.000 euro da restituire a partire dal terzo anno per 10 anni senza interessi.